Eurofighter o Rafale? Riuscite a distinguerli? Benvenuti sul mio canale, io sono Angelo. Oggi parleremo della differenza estetica tra questi due velivoli, Eurofighter Typhoon e Rafale. Molti di voi immagino che, soprattutto se non esperti del settore, durante un air show o magari in televisione o in un documentario, avrete visto questi aerei e vi sarà venuto il dubbio se fossero Eurofighter o Rafale. In effetti, osservando le immagini, a livello macroscopico, a livello di architettura costruttiva, i due velivoli si somigliano. Per esempio, entrambi hanno un'evidente ala delta, entrambi hanno le alette canard anteriori, entrambi sono bimotore, hanno un unico stabilizzatore verticale. Insomma, a livello di linea possono risultare simili e magari confondere l'occhio di una persona che li osserva. Vediamo quindi quali sono i dettagli che possiamo osservare per capire immediatamente se stiamo osservando un Rafale o se stiamo osservando un Eurofighter. Guardiamoli inizialmente frontalmente. Come possiamo vedere, la prima cosa che ci balza all'occhio è la posizione delle prese d'aria. Bene, le prese d'aria per quanto riguarda l'Eurofighter sono squadrate, rettangolari e sono poste al di sotto della fusoliera, in posizione centrale. Mentre nel caso del Rafale, esse sono più arrotondate e sono collocate ai lati, ovvero sotto la zona di raccordo tra fusoliera e ala. Quindi, se siamo ovviamente nella giusta prospettiva da poter osservare le prese d'aria, siamo sicuramente in grado di riconoscere l'Eurofighter e il Rafale. Se i velivoli sono a terra, un'altra differenza minore, ma che comunque possiamo notare osservando queste immagini, è il calettamento delle alette canard. Mentre nel caso della Rafale esse sono pressoché orizzontali, l'Eurofighter presenta delle alette canard in posizione di riposo, quindi in pista, con un angolo verso il basso. Ancora una differenza, diciamo, meno significativa, ma che comunque esiste nella realizzazione del carrello. Vediamo che la distanza tra le ruote del carrello principale è più bassa e quindi sono più strette nel caso del Rafale. Se prima abbiamo imparato a riconoscere i due velivoli sulla base delle prese d'aria, in questo caso osserviamo un'altra differenza evidente che riusciamo a scorgere se vediamo i velivoli o dal basso o dall'alto, quindi soprattutto in una virata. Bene, le alette canard che abbiamo visto prima distinguersi per il calettamento in posizione di riposo, in realtà la loro differenza più grande è nella posizione. Infatti, nel caso dell'Eurofighter, essi sono più spostate in avanti, verso il muso, mentre al contrario nel Rafale sono molto più indietro, quasi a sovrapporsi con l'ala. Bene, questa, come le prese d'aria, sono la differenza più grande che possiamo notare per capire immediatamente di che aereo si tratta. Un'altra differenza che in realtà non ci permette subito di capire di che aereo stiamo parlando, ma è una importante differenza costruttiva, è nella probe per il rifornimento in volo. Mentre nell'Eurofighter essa è completamente retrattile, quindi è sempre montata e nel caso del bisogno essa può uscire automaticamente, su richiesta del pilota ovviamente, nel caso del Rafale la si può smontare o montare, quindi è fissa. Capite bene che osservare la presa d'aria non è un elemento sufficiente a capire se si tratta di un aereo o di un altro, ma ho pensato che potesse interessarvi. Osserviamo adesso i due velivoli lateralmente. Come possiamo vedere, entrambi hanno una linea che caratterizza l'uno o l'altro. In particolare l'Eurofighter ha delle linee più nette, più dure, al contrario del Rafale che è disegnato in modo più smussato, più arrotondato. E questo lo si nota particolarmente nello stabilizzatore verticale osservato lateralmente. Possiamo vedere che nel caso dell'Eurofighter esso è praticamente dritto, mentre nel caso del Rafale c'è un raccordo tra la fusoliera e lo stabilizzatore che rende appunto la linea più morbida. L'ultima differenza che vi propongo, anche se questa è impercettibile, la si trova
nella parte posteriore del velivolo. Osservandoli dal basso, quello che notiamo è che i motori sono molto ravvicinati tra loro, quasi attaccati in pratica nel caso dell'Eurofighter. Nel caso della FAL invece c'è uno spazio extra, diciamo così, i motori sono leggermente separati tra loro, quindi esiste questo spazio in cui si può alloggiare del carburante extra o delle contromisure e così via. Queste erano degli spunti che ho voluto darvi per poter riconoscere velocemente i due velivoli che a una prima occhiata possono sembrare simili. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere. In particolare vi chiedo di scrivere nei commenti se vi piacerebbe avere dei video come questi in cui si vanno a comparare due velivoli simili per capire come riconoscerli, o se preferireste più avere un'analisi tecnica di ciascun velivolo. Per ora quindi mi fermo qui, non mi resta che ringraziarvi, invitarvi a iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!